Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Piemonte, a Mondovì, nella provincia di Cuneo. Il paese è formato da tanti rioni, i più importanti sono Altipiano, Breo, da dove si prende la funicolare, e si arriva in questo punto, nel punto più alto di Mondovì, 559 metri sul livello del mare, Mondovì Piazza. Il comune è il fulcro proprio delle valli monregalesi e quindi noi, come sempre, iniziamo il nostro itinerario con il primo cittadino. Mondovì, credo di poterla definire intanto come una gran bella città, questo, come dire, a descrivere la realtà di un paese che conta 22.000 abitanti e che è logisticamente collocato in un luogo invidiabile. Mondovì si trova a 45 minuti dal mare, a 45 minuti dalla grande città di Torino, attorniata da un ventaglio di Alpi bellissime, che sono le Alpi Marittime, e in sé la città, una città storica, una città che ha oltre 8 secoli di storia, nasce nel 1198. Mondovì si connota anche per essere posizionato su più altimetrie, c'è il borgo alto, medievale, di piazza. I borghi bassi lungo l'asse dell'Ellero, il fiume che attraversa la città, e poi la città nuova sull'altipiano. Quindi una città molto distribuita, molto verde, ma dove indubbiamente le peculiarità sono legate a quattro simboli che in qualche modo la identificano: la stampa, la ceramica, le mongolfiere e la sua funicolare. Partendo da quest'ultima, la funicolare unisce la parte bassa alla parte alta della città e quindi la fa diventare un centro storico unico. La parte bassa, quello commerciale, quello, come dire, dei luoghi di incontro della città, di chi vi lavora, di chi ci abita. La parte alta, di nuovo un catino, quello di Piazza Maggiore, unico nelle sue bellezze. Le mongolfiere. Le mongolfiere sono, come dire, un po' il nostro fiore all'occhiello. Mondovì è capitale della mongolfiera. Il Museo della Stampa. Mondovì, nel 1472 viene pubblicato il primo libro edito in Piemonte.
Quindi questo ne fa nuovamente un elemento di lustro, è un elemento che evidenzia le radici storiche e quindi quella cultura che in qualche modo ha radici profonde nella nostra città. Di nuovo un museo sicuramente da visitare, dove potete vedere diversi macchinari storici e quindi davvero un'occasione ulteriore per visitare la nostra bella città. Il gonfalone è una croce bianca su sfondo rosso, sostanzialmente lo stemma dei Savoia, quindi dell'allora Regno Sabaudo. Alla base abbiamo tre colli, le tre comunità che hanno costituito la città di Mondovì, Vico, Vasco e Carassone. Mondovì è sede vescovile antica sul territorio, nel paese vicino di Vicoforte c'è anche un importantissimo santuario dedicato alla regina Montis Regalis, ma adesso ci spostiamo qui dalla torre del Belvedere, raggiungiamo la cattedrale per incontrare il parroco di Mondovì. Ci troviamo all'interno della chiesa cattedrale di Mondovì, un edificio storico di grande importanza, composto tuttavia in un modo da consentire l'atteggiamento familiare. Ecco, ci si trova qui come a casa propria. Si entra in una forma di penombra perché il barocco richiede questo impatto con la luce che si rivela gradualmente. Qui siamo nella cappella del Santissimo Sacramento. Qui è conservata l'Eucaristia e celebriamo l'ufficiatura corale e la messa nei giorni feriali. Un insieme di elementi ci aiuta a conciliare la preghiera, il tabernacolo per la custodia eucaristica, la pala d'altare grandiosa del transito di San Giuseppe, è una pittura di scuola romana, viene direttamente da Roma, anzi, ed è della fine del Seicento. I due quadri laterali si riferiscono all'Eucaristia e raffigurano l'ultima cena. Un soggetto di cui io mi servo anche per illustrare ai ragazzi il racconto del Vangelo di San Giovanni. Di fronte c'è un quadro che illustra il miracolo di Torino, il miracolo eucaristico del 1453, che è raccontato da questo pittore della Val Chiavenna, Luigi Hartmann. Ci sono le tre navate del Duomo, la navata principale con l'altare dedicato a San Donato di Arezzo, nostro patrono. Sull'altare un gruppo di quattro statue lignee presentano i santi a noi familiari, San Francesco di Sal, San Pio V, che è stato anche vescovo di Mondovì, San Donato. Ecco, sono figure particolarmente importanti e anche belle artisticamente. Nel presbiterio compare un busto
di marmo bianco che viene direttamente da Roma, dono del Papa Pio IX al nostro Vescovo Monsignor Ghilardi, uomo devoto sia a Casa Savoia che al Papa Pio IX, quindi è una figura di grande rilievo. Se c'è la cattedrale c'è il Vescovo. Il nostro Vescovo è Monsignor Pacomio, che molti conoscono perché è un grande biblista. È qui dal 97, da quando è stato consacrato dal Papa Giovanni Paolo II. La Chiesa della Missione è sorta prima di questa cattedrale, come edificio, opera di un grande architetto di Fossano, Giovenale Boetto, è decorata all'interno dalla mano felicissima di Andrea Pozzo, che gesuita laico ha impresso nelle figure che delineava tutto il suo desiderio di celebrare San Francesco Saverio. Della storia molto legata allo sviluppo economico di Mondovì. Il territorio morgalese è un territorio con una storia molto lunga, e anche molto varia, anche molto interessante. La romanizzazione comincia con Annibale, perché i Liguri Bagenni, che sono la tribù appunto Celto-Ligure che occupava queste zone, si era alleata con Annibale contro i Romani. Mondovì sorge nel 1198, o giù di lì, perché appunto nel 1198 c'è il primo documento che attesta la presenza sulla collina di Mondovì di un insediamento. Nasce come città federata da tre villaggi, che sono Vico, Vasco e Carassone, e da un quarto villaggio, che era Preolungi, l'antica Bredulum, che a sua volta era stata, attorno all'anno 1000, un centro molto importante in età carolingia. Mondovì nasce come una città dotata di grande autonomia in particolare dal suo feudatario, che era il vescovo di Asti, grande autonomia anche politica, per cui presto si fregiò del nome di Mons Regalis, che sostanzialmente significa monte provvisto appunto di potere, potere regale, potere del re. Nel corso del 400 e del 500 Mondovì è sostanzialmente il capo di una federazione, di un piccolo stato federativo composto da una dozzina di centri che sulla base di trattati di alleanza offrivano la propria dedizione ai Savoia, che non vuol dire che facevano parte dello Stato Sabaudo, vuol dire che erano appunto alleati. I morregalesi per diversi secoli si sono mostrati molto orgogliosi di questo fatto, di non essere sottomessi ai Savoia ma di essere loro alleati. Mondovì nel 600 è una zona franca, una zona libera dello Stato Sabaudo, in cui i Savoia fanno bene attenzione a mettere piede, pur diciamo aumentando l'autorità dei Savoia sulla città di Mondovì. Questo per forza deve portare ad uno scontro, infatti alla fine del 600 ci sono i due episodi forse
ha un epilogo non molto glorioso, perché nel secondo dopoguerra, con la concorrenza di altre fabbriche che producono terraglia forte, cioè terraglia più ancora, più robusta ancora della terraglia tenera, riescono ad abbassare i loro prezzi al punto quasi da sfiorare i prezzi della terraglia tenera, per cui la terraglia tenera, il tipico prodotto moregalese, comincia a non essere più conveniente per il mercato. E insomma, con gli anni 90 l'avventura della terraglia tenera moregalese può considerarsi conclusa. Il vero gioiello di Mondovì è il Museo della Ceramica. Dicembre di quest'anno, nello splendido Palazzo Fausone di Germagnano di Mondovì, apre il Museo della Ceramica. E, la prima sala che incontra il visitatore è una importante sala multimediale, dove vengono raccontate tutte le fasi di lavorazione di questa ceramica, la terraglia dolce, che venne prodotta tra 800 e 900 in un ampio distretto industriale ceramico. L'avventura del distretto ceramico industriale monregalese nasce su un presupposto molto importante, direi un presupposto europeo, e si basa su una scoperta, su un'innovazione avvenuta non a caso nella patria della rivoluzione industriale, l'Inghilterra, dove venne inventato un tipo di ceramica simile alla porcellana, ma molto più economico e prodotto industrialmente, la cosiddetta terraglia, come venne chiamata in Italia. Il percorso prosegue attraverso il racconto di quelle che erano le tecniche di decorazione di questa ceramica, la pittura a pennello, la tamponatura a merletto. Una tecnica stampa, il cosiddetto transfer print. All'utilizzo dei caratteristici supporti seriali come la spugna, la mascherina e i timbri. Il museo ospita una interessante raccolta di reperti archeologici che spaziano dal periodo romano fino ad arrivare a recenti ritrovamenti proprio di ceramica di Mondovì rinvenuti intorno alla città e sulla stessa Piazza Maggiore. Interessanti reperti archeologici di età basso-medievale provengono dallo scavo del castello di Montaldo di Mondovì.
Passiamo al secondo piano nobile del palazzo, dove una fascinosa e originale sala multimediale ci permette di apparecchiare virtualmente ben 8 tavole con servizi prodotti nel distretto tra 8 e 900. Il visitatore, prendendo un supporto e appoggiandolo nella zona illuminata di questa tavola, apparecchia la tavola virtualmente. Mondovì è anche il comune delle Meridiane, in paese se ne contano 30, ma adesso andiamo a scoprire le manifestazioni. Siamo in una bellissima sala, come potrete notare, con uno sfondo particolare. Abbiamo Giolitti sullo sfondo, ci sono dei quadri interessantissimi dove raffigurano tutti i vescovi che hanno fatto la storia di Mondovì. Mondovì è una città a vocazione turistica, abbiamo diverse manifestazioni durante tutto l'anno, ne abbiamo 9 istituzionali importantissime, perché riusciamo a raccogliere un pubblico non solo moregalese, ma anche delle regioni limitrofe. In particolar modo abbiamo un occhio di riguardo verso la Liguria. Gli appuntamenti più importanti sono sicuramente il raduno delle mongolfiere, che viene sempre effettuato all'Epifania il 6 di gennaio, per poi passare alla fiera di primavera, dove viene interessata tutta la città di Mondovì, sia la parte bassa che la parte alta di Mondovì. Dopodiché passiamo ai Due Pass, una manifestazione di 5 serate dove tutti i negozi saranno aperti dalle ore 20 alle ore 24. Poi abbiamo i Fuochi della Madonna, una tradizione che ormai da circa 40 anni si verifica tutti gli anni, una bellissima serata con fuochi pirotecnici. Ma è sicuramente il clou delle nostre manifestazioni sono Peccati di Gola, che sono i primi di novembre, che si svolgono nella parte alta di Mondovì con circa 80-90 espositori, una manifestazione gastronomica. Per concludere, gennaio-febbraio, con il Carnevale, forse la manifestazione carnevalesca più importante del Cuneese sicuramente, e nei primi posti per la regione Piemonte. Mondovì è terra di arte, cultura, tradizioni, spiritualità, ma anche buona cucina. Benvenuti all'alberghiero Giolitti di Mondovì, vi presentiamo 3 preparazioni, 2 preparazioni dolci ed una salata. Tra le preparazioni dolci abbiamo le paste di Meriga, ovvero questi biscotti tipici del Morregalese, che si preparano con burro, zucchero, limone e miele, farina di grano tenero e farina di mais sottofile, quella macinata a pietra che mantiene inalterate il più possibile le caratteristiche sensoriali del mais. Estratto alta di nocciole. Un impasto lievitato formato da uova, zucchero, farina, gianduia, panna e naturalmente farina di nocciole. Questa torta alle nocciole e anche queste paste di Meriga le abbiniamo ad un moscato della cantina clavesana, che solitamente si può preparare anche come zabaione, quindi uno zabaione al moscato. Tra i primi piatti invece abbiamo preparato dei ravioli al plin. Una preparazione tipica piemontese, una pasta ripiena. Il ripieno è formato da carne di vitello, maiale, spinaci lessati e tritati, uova, parmigiano e naturalmente sale, pepe, noce moscata. Una pasta fresca, quindi pasta a base farina, grano tenero e uova, per ogni chilo di farina circa 12 uova intere. Questa pasta fresca è caratteristica soprattutto per il nome, ravioli al plin. Il plin è questo pizzicotto caratteristico che dà la forma tipica al primo piatto. Solitamente si abbinano con 2 preparazioni classiche, con una salsa a burro e salvia che mantiene inalterato, anzi esalta il sapore del ripieno, dato che è una pasta ripiena, oppure con una salsa con un sugo d'arrosto che copre leggermente ma va ad abbinarsi perfettamente comunque al ripieno. A questo primo piatto abbiamo abbinato invece due vini particolari, un Roero Anneis sempre della cantina clavesana e un dolcetto di OCG sempre della cantina clavesana. Vi aspettiamo a Mondovì!
Ecco, veniamo lì che c'è tante belle cose da vedere, c'è una bella piazza Maggiore, col bel vedere, con montagne che partono dal Monvise e vanno fino al Monrosa. Mi raccomando, arrivati a Mondovì, nella provincia di Cuneo, non dimenticate di assaggiare i buonissimi monregalesi. Mondovì vi aspetta come vi aspettano tutti i borghi d'Italia, che vanno gustati non soltanto con gli occhi ma anche con il cuore. Visitate il nostro sito e per quanto riguarda Borghi d'Italia ci vediamo la prossima settimana. Ciao!